invece pieno di luci del sole, l'Egeo è ancora il mondo del mito eterno. Nel mito riponiamo i nostri ricordi più lontani, viaggiamo nelle nostre origini, camminiamo per le strade di città ridotte in macerie un migliaio di anni prima della nostra nascita. Ancorato a Dia, un'isola piccola e spoglia al largo della costa settentrionale di Creta, anche la Calipso compirà questo viaggio all'indietro nel tempo. Tutto iniziò con una fotografia aerea scattata per caso. Ovviamente mi ero imbattuto nella leggenda di Atlantide già in molti luoghi ed avevo anche incaricato mio figlio Filippo di andare nelle Azzorre, Coco Island, Bimini e altri posti per investigare sull'affermazione che ciascuno di essi potesse essere effettivamente Atlantide. Tuttavia, mentre studiavo le gigantografie di una strana forma simile ad un pollice che si delineava sul fondale della baia di St. George, non potevo allora immaginare dove ciò mi avrebbe portato. Non potevo sospettare che presto anch'io mi sarei imbarcato in una nuova ricerca inseguendo un mito senza punti di riferimento o stelle, perlustrando le profondità della civiltà di Atlantide da tempo scomparsa che molti ancora credono viva, sepolta negli abissi marini. Passato della Terra stessa, la storia dell'uomo è spesso celata in enigmi. Una pietra stranamente scolpita in una regione selvaggia, una città sepolta da ceneri vulcaniche, la cui vita si è fermata in una pausa infinita. Una rovina o un relitto ingoiati dal mare. Tuttavia l'uomo insiste sulle risposte, a volte vere, a volte fantasiose. Nelle acque limpide dei bassi fondi delle Bahamas, al largo della Florida, Philippe Cousteau e il suo gruppo, librandosi nell'aria, troveranno entrambe le risposte. Sotto le ali del velivolo, un'isoletta perfettamente rotonda galleggia come una macchia nel mare. Qui, forme di sabbia sommerse vengono costantemente rimodellate da correnti e maree mutevoli. Laggiù, una linea spezzata di barriere coralline. Da una torretta laterale dell'aeroplano, Philippe intravede una strana apparizione. Uno schema geometrico simile agli antichi disegni del paesaggio, a lungo considerati segnali per delimitare lo spazio. Ma le linee punteggiate che l'incrociano sono solamente i crateri di esplosioni sismiche lasciati da squadre di perlustrazione in cerca di petrolio. Buco blu, spesso descritto come insondabile, ma che è in effetti non più profondo di 100-120 metri, viene fotografato dal dottor David Zink, storico ed esploratore. Vicino a Nassau, i viaggiatori scorgono una struttura rettangolare sommersa che per molto tempo occasionali osservatori hanno creduto far parte delle rovine di un tempio antico. Un'immersione esplorativa nel corso di un breve scalo rivela solo grandi cumuli di ruvide pietre ricoperte di alghe, ma neanche l'ombra delle vestigia di un tempio. In verità si tratta, spiega il dottor Zink,
di una sorta di recinto o kraal, simile ad altre delimitazioni nell'area, un tempo usate per depositare le spugne, ma da tempo ormai totalmente abbandonate. Prossimi ormai alla meta, questi viaggiatori sono venuti da lontano per trovare nelle acque al largo di Bimini la strana forma di Ilunga al contrario, chiamata la strada di Bimini. Sebbene si sia supposto che gran parte della costruzione, o l'area che la circonda, giaccia ancora nascosta sotto le sabbie mobili del fondale, più di un terzo di miglio, la lunghezza di 6 campi da calcio, è chiaramente delineato, un enigma privo di facile risposta. Lentamente nel vento, Philip manovra il velivolo da ricognizione e salvataggio risalente alla Seconda Guerra Mondiale, atterrando quasi direttamente al di sopra della grande Ilunga. Trasformatasi in natante, la versatile barca volante diventa la base di esplorazioni acquatiche. Philip, così come il copilota Michael Sullivan e altri membri del gruppo, si toglie velocemente la tenuta da pilota e infila una tuta da sommozzatore, pronto ad effettuare un'immersione direttamente dall'idrovolante. Guidati dal dottor Zink, i sub si immergono nelle acque calde, che a fatica raggiungono i 4,5 metri di profondità, avvicinandosi finalmente alla cosiddetta strada. Alcuni studiosi credono che essa rappresenti un frammento visibile della civiltà di Atlantide, da cui sia la cultura egiziana che quella precolombiana dell'America centrale appresero l'arte della costruzione delle piramidi. Strada rappresenti l'opera di costruttori megalitici agli albori della storia, sostengono che solo un intervento umano altamente qualificato possa aver scolpito gli spigoli quadrati di queste pietre da 15 tonnellate per formare un lastricato che non mostra nessuna naturale connessione con il basamento. Tuttavia, campioni di materia provano che sia il pavimento che la roccia sottostante sono costituiti dallo stesso sedimento calcareo solidificato. Atlantide o no, la struttura è ora sorvegliata di tanto in tanto solamente da un occasionale pesce pietra velenoso mimetizzato tra i sassi. Più tardi, sulle ali del velivolo, Philip e il dottor Zink discutono possibili tesi sul ritrovamento. What do you think it is? Di che cosa pensi si tratta? Well, penso sia una struttura megalitica. Cioè?
le enormi pietre, le parole greche, le grandi pietre delle strutture megalitiche in Europa, Karnak in Bretagna, Stonehenge in Inghilterra. Queste popolazioni avevano una sorta, non posso provarlo ancora, ma lo suppongo, erano popoli caratterizzati da una certa raffinatezza astronomica, persone che in un modo o nell'altro potevano maneggiare pietre da almeno 15 tonnellate. Erano sicuramente abbastanza ben organizzate da ideare un progetto e realizzarlo. Molte persone popolavano quest'area generalmente. Questo sembra non avere assolutamente relazione con alcun modello culturale conosciuto. Abbiamo avuto molti problemi con diverse bussole qui sott'acqua. Supponiamo vi sia una specie di linea di energia che influenza il campo magnetico. Non so cosa sia, ma... Ma l'hai escluso nella tua mente? Sei sicuro che non si tratti di una formazione naturale? Quello è praticamente tutto ciò di cui sono sicuro. La mia argomentazione è puramente di carattere morfologico, cioè struttura e modello. In natura è molto raro vedere giunture che terminano improvvisamente. Se questa fosse una formazione naturale, una roccia che si sia formata in questo punto, ci aspetteremmo di notare una più consistente relazione con il basamento. E come puoi vedere, ci sono molte piccole pietre che fungono da supporto, lasciando uno spazio al di sotto. Il ferro di cavallo, certo, è aperto verso nord-est. Praticamente tu vedi l'estensione che lo fa apparire come un ferro di cavallo, passando dalla configurazione di una ilunga al contrario, ad una specie di ferro di cavallo o di forcina per capelli. Che si apre a nord-est. Qui c'è la frattura. E qui si trova il punto di transizione. Dalle pietre grosse a quelle piccole. Da... sì. E anche 5 trasversali. 14 singole pietre qui e 5 trasversali qui. Ma qui ce ne sono 6. 6 che seguono, sì. Non sto dicendo che si tratta di Atlantide, ma questa è un'interessante coincidenza. Platone sosteneva che gli abitanti di Atlantide celebravano ogni quinto e sesto anno alternativamente, quindi il 5 e il 6 erano apparentemente numeri sacri, così questa è una delle coincidenze. Quindi tu stai dicendo, hai detto che questa potrebbe essere l'origine della leggenda di Atlantide? Sento che potrebbe avere una connessione con Atlantide, prima di tutto perché si tratta di antichità. Ma se speculo in questa direzione, mi appare solamente come un avamposto coloniale o qualcosa del genere. Pensi che Platone possa essersi inventato tutto? Qualunque cosa è possibile, ma soprattutto in un periodo di difficoltà, in un tempo di angoscia per il presente e il futuro. È così facile rifarsi ad un'età dell'oro, lo sai. È psicologicamente confortevole, in breve una razionalizzazione. Questo è solo un modo di interpretare, ma ce ne sono altri. Che impatto avrebbe se venisse trovata? L'impatto, sì, certo. Chiunque abbia un minimo interesse in Atlantide è attratto dal suo impatto, che essenzialmente sarebbe: state attenti, anche voi potreste sprofondare. Sapete, anche una civiltà altamente sofisticata può fallire. Nonostante le sue diverse sfumature, la leggenda di Atlantide nasce da un'unica fonte, Platone, che 2500 anni fa narrò di una terra ricca al di là delle colonne di Ercole, la cui capitale, attraversata da canali e abitata da un popolo nobile e saggio, in un solo giorno si sgretolò e sprofondò nel mare. Sebbene le moderne rilevazioni nell'oceano non abbiano mostrato nessuna corrispondente cicatrice, Cousteau sottolinea che la fantasia dell'uomo ha immaginato Atlantide quasi ovunque. L'isola di Pasqua nel sud e Coco Island al nord sono considerati frammenti di un continente del Pacifico chiamato Mu, una variante della leggenda di Atlantide. Bimini nell'Atlantico occidentale, le isole Canarie al largo dell'Africa, le Azzorre, le montagne di Atlante in Marocco, Helgoland nel mare del nord di fronte alla Germania e l'isola di Creta nel Mediterraneo.
convinti teorici hanno sostenuto che ognuno di questi luoghi costituisse effettivamente il paradiso terrestre di Platone. Tuttavia le prove si sono sempre dimostrate poco plausibili o contrarie ai dati conosciuti o comunque insufficienti. Nell'isola di Pasqua gli Aku rappresentano i muti testimoni di un passato turbolento, ma è difficile che abbiano conosciuto la storia di Atlantide. Viaggiando verso Coco Island, al largo della costa occidentale del Costa Rica, Philippe Cousteau trova in effetti qualcosa che si avvicina ad un paradiso. L'intera isola è ricoperta da piante e fiori lussureggianti. Il cielo è affollato da uccelli tropicali. Il paesaggio punteggiato da cascate nebulose. Nonostante ciò, la somiglianza con Atlantide è minima. Le Azzorre sono probabilmente più simili al luogo letterario descritto da Platone. Ma non esistono prove che una civiltà raffinata vi scomparì. Il grande volo degli uccelli, che talvolta volteggiano intorno ad un punto preciso nell'Atlantico meridionale, difficilmente può provare, come alcuni insistono, che sono alla ricerca della scomparsa Atlantide, un tempo luogo di sosta durante la migrazione verso il Sud America. Non si può negare, tuttavia, che talvolta le leggende crescano intorno ad un nucleo di verità. Il mito spesso sopperisce ad un bisogno umano costante, una fede per sostenere l'uomo contro le avversità. Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, gli abitanti di Eraclion sulla costa settentrionale di Creta seguono i loro preti guardiani in solenne processione per celebrare un rito annuale. Attraccata al molo di pietra, la processione si muove verso il limitare del porto. Qui, quando la croce benedetta viene gettata nell'acqua e velocemente recuperata, si celebra la comunione con il mare, rito che risale a lungo tempo prima dell'era cristiana. Solo a qualche miglio di distanza, sull'altopiano che sovrasta il porto moderno, le rovine del grande palazzo di Cnosso giacciono avvolte dal silenzio. Ma questo luogo era un tempo il centro di una civiltà leggendaria. Qui, dal 3000 a.C., i re minoici governarono i mari del Mediterraneo orientale per 1500 anni. Tuttavia, stranamente, non avevano alcun porto riparato lungo la costa battuta dal violento vento nord-occidentale, il Meltemi. Essendo lui stesso un marinaio, Cousteau trova il paradosso inaccettabile. Per governare i mari si deve disporre di un porto ampio e sicuro. Ma dove, trovandosi l'isola a 7 miglia di distanza? Guidata dai delfini, la Calypso attraversa le acque per dare un'occhiata. Visitata soltanto da occasionali pescatori o dal prete che viene a celebrare la messa una volta all'anno, Dia è silenziosa e disabitata. Tuttavia Cousteau, osservando le baie della sua costa meridionale, profondamente frastagliata e sottovento, è sempre più certo che le navi abbiano qui trovato riparo fin da tempi remoti. Non appena la Calypso getta l'ancora, la squadra di sommozzatori si prepara per fare la prima immersione esplorativa dalla lancia, sperando che la storia abbia lasciato le sue testimonianze sparpagliate sul fondale.
Albert Falcou, il capo sommozzatore, è particolarmente impaziente. In una precedente immersione effettuata anni prima, nelle acque al largo dell'isola, ricorda di aver scorto un piatto di rame vicino ad una galea parzialmente sepolta. Con Cousteau, un osservatore interessato, il dottor Karalambros Kritsas, archeologo e rappresentante del governo greco, attende l'esito dell'immersione. Quasi subito, a circa 30 metri di profondità, le lampade dei sommozzatori iniziano a rivelare un campo sommerso di manufatti. Un'esposizione disordinata di vasellame e resti vari, accumulati in centinaia di anni di commercio, guerre, pirateria e occasionali incidenti in mare. Vicino ai resti di un vascello turco, piatti incrostati in rame e ottone giacciono come sparpagliati da una mano incurante. Elegante e solitaria, una caffettiera luccica nella luce. Ovunque, o almeno così sembra, giare e anfore risalenti fino ai tempi romani giacciono parzialmente sepolti dai sedimenti del fondale. Tornata in superficie, la squadra di subacquei si dirige velocemente verso la Calipso. Anche da lontano, scorti dal ponte della barca, non sembrano proprio latori di cattive notizie. Non appena la lancia accosta, Falcou velocemente conferma le congetture di Cousteau riguardanti l'utilizzo di Dia come riparo per le imbarcazioni. Sebbene Falcou non abbia trovato la galea che ricordava, descrive le ricchezze che ricoprono il fondale, innumerevoli anfore ed altro vasellame, la maggior parte del quale è ancora intatto, e decide di usare il battiscafo. Ma sul fondale ci sono probabilmente molte altre anfore, dice Falcou, perché quando se ne vedono così tante ancora intatte, significa che ce ne devono essere altre. Immediatamente Cousteau si unisce alla ricerca. Accompagnato da Falcou, si immerge con il battiscafo, autosufficiente per estendere il campo della prima ricognizione. A 36 metri di profondità, appare sul fondo il carico coagulato di un relitto romano risalente al primo secolo d.C. Nelle vicinanze si delinea un relitto più recente, un'ancora arrugginita andata probabilmente dispersa durante l'assedio veneziano di Creta. In ogni baia, banchi di vasellame segnalano i punti in cui altre navi affondarono. È chiaro che per un periodo di almeno 2000 anni, Dia rappresentò un'importante crocevia di traffici marittimi nel Mediterraneo orientale. Poiché le vedute aeree rivelano talvolta i tracciati di antichi sentieri o strutture non visibili da terra, viene montata sul carrello dell'elicottero una telecamera elettronica per scattare una sequenza continua di vedute verticali comprendenti l'intera isola. Dal cielo, le colline pietrose e le scogliere a picco di Dia non suggeriscono molte connessioni con il mito di Atlantide. Brulle e impervie, le vestigia di quelle che erano un tempo mura e strutture, ora racchiudono soltanto il vuoto.
le rocce cresce una rada vegetazione che basta a malapena per fornire foraggio ai gruppi sparuti di cri-cri, una specie in estinzione di capre selvatiche introdotta sull'isola in ciò che potrebbe risultare un inutile tentativo di salvarla. Ora, per la prima volta, nella baia di St. George, Cousteau scorge dal cielo il vago profilo latteo di una scogliera sommersa che si protende dalla riva della penisola. Con Falcò e l'operatore Pino Carco, nel quadrato degli ufficiali a bordo della Calypso, Cousteau intraprende il compito scrupoloso di unire le immagini scattate dall'elicottero in un mosaico completo dell'isola. Ma mentre congiunge i frammenti sparpagliati del paesaggio mostrato nelle fotografie, Cousteau non può liberare la sua mente dall'enigmatica immagine che si delinea sotto le acque della baia di St. George. Di che cosa si tratta? Una sorta di formazione naturale, forse. Ma il suo contorno sembra troppo regolare. Sempre più convinto, Cousteau sostiene che la struttura sott'acqua fu costruita da mani umane. Perplesso dalla misteriosa forma di pollice, Cousteau si prepara per una prolungata immersione nella baia di St. George con Falcò, Ivan Giacoletto e Bernard Delemotte. Falcò dà alcuni suggerimenti. Con le lampade, ma nessuno deve essere preso sotto il quadro quando raggiungiamo il fondale. Arriveremo lentamente ma immobili. Ancora una volta entro in un mondo al contempo strano e familiare. Un mondo di sottili distorsioni sensoriali. Qui il peso è ridotto, la distanza è in prospettiva, il suono amplificato. Qui è facile credere nel mito. Passando lentamente su di un'area ricoperta di alghe, ci pare sempre più evidente che non si tratti di una formazione naturale. Ma che scopo potrebbe avere un terrapieno sommerso costruito dall'uomo che raggiunge un'altezza di 20 metri dal fondo all'estremità massima? Posso solo immaginare che non fosse sommerso dal mare in tempi antichi, quando, secondo calcoli moderni, il Mediterraneo e gli oceani del mondo erano meno profondi di 3-4 metri rispetto ad ora. Sebbene il terrapieno sia formato principalmente da macerie e comuni pietre rotonde, qua e là giacciono blocchi di costruzione accuratamente scolpiti che non hanno alcuna funzione e la cui presenza così lontano dalla riva sembra inspiegabile. Insieme, Bernard e io nuotiamo lungo le pareti laterali e sostiamo brevemente in un profondo solco che spezza la china. Infine, ci dirigiamo verso l'alto per raggiungere la sommità piana del terrapieno, ad appena 3 metri dalla superficie. All'improvviso, tutto è chiaro. Siamo sull'ampia distesa di un molo circolare. Lungo i suoi lati e al di là di essi, il porto è affollato da navi mercantili dallo scafo ampio e persino slanciate galee da guerra di una dozzina di nazioni. Su queste pietre si raggruppano uomini dall'Egitto, la Siria, la Macedonia e la Sicilia, che lavorano, commerciano, giocano d'azzardo e spettegolano, sebbene talvolta posseggano un vocabolario comune di appena 6 o 7 parole. Questo magazzino, di cui misuriamo le rimanenti mura, è stracolmo di balle di lana e fibra, di file di anfore piene d'olio, vini, carni salate, spezie e profumi. Questo luogo rappresenta sicuramente uno dei maggiori punti di intersezione del mondo antico. Qui, un'imbarcazione danneggiata poggia su sostegni, mentre un gruppo di uomini aggiusta lo scafo sfondato. Ma certo, è stata trasportata su questa rampa o solco a V,
grazie al quale le imbarcazioni vengono trainate fuori dall'acqua quando necessitano di riparazioni. E sicuramente intorno a questo porto deve essere esistita una grande città fortificata, indubbiamente per difendersi dai pirati che infestavano i mari. Mi fermo. È vero o sono totalmente immerso nella costruzione del mito? Ritorno in superficie. Basandosi sul mosaico aereo, Cousteau ha preparato un lucido che mostra il porto e le sue enormi mura fortificate, che ora sono quasi completamente scomparse. Furono forse distrutte dalla leggendaria eruzione a terra, nel nord, che alcuni sostengono causò il declino della Creta minoica. Forse, ma per ora non esistono prove che Dia esistesse al tempo di Cnosso. On y va! Per accelerare la ricerca, viene formalmente aggiunta una nuova imbarcazione alla flotta ausiliaria della Calypso, la piattaforma subacquea Ulysse, battezzata da Madame Simone Cousteau con un'adeguata cerimonia. Piattaforma viene guidata dall'equipaggio nel viaggio inaugurale attraverso la baia, verso il luogo della sua prima missione. Quello che rappresenterà uno degli scavi subacquei più sistematici che sia mai stato intrapreso, Cousteau e Crittsas hanno selezionato un potenziale punto di ricerca di 10 metri quadrati vicino al molo del porto sommerso. Guidati da Bernard Delemotte, i sommozzatori preparano la zona, piantando pali ad ogni angolo per le cordicelle che delimiteranno i confini. Per una maggiore precisione nel definire il punto di ritrovamento di ogni oggetto, l'area prescelta viene ulteriormente suddivisa in 25 unità minori, ognuna di 2 metri quadrati. Quando la zona è finalmente pronta per lo scavo, una grande cornice su sostegni triangolari viene immersa e posizionata sul fondale. Scivolando lungo le traverse, le telecamere filmeranno immagini stereoscopiche di ogni fase dello scavo. A bordo dell'Ulisse, i subacquei si preparano alla discesa. Questa volta, invece delle solite monobombole, utilizzeranno un narghilè, un sistema di tubi multipli da cui ogni sommozzatore preleva l'aria da una fonte comune alimentata da un compressore. Per accertarsi del funzionamento del filtro, i sub sperimentano il prodotto, esprimendo opinioni diverse. Delemotte la chiama aria di montagna. Raymond Cole la giudica antica, forse per alludere al fatto che potrebbe essere più fresca. Ma presto, dimenticate le lamentele, il tubo di aspirazione viene abbassato. La squadra si prepara e si tuffa verso il campo di lavoro subacqueo.
Arrivati sul fondale, ciascun membro della squadra cambia le pinne da immersione per un paio più corto, adatto a camminare nell'area dello scavo. Per neutralizzare la naturale spinta di galleggiamento ed impedire di rimbalzare mentre camminano, i sommozzatori si sono muniti di un peso di 9 kg fissato all'inguine. Un segnale alla superficie, l'aspiratore viene piazzato sul fondale e azionato. I sommozzatori cominciano a immettere il primo strato di sedimenti nel tubo di aspirazione, ovviamente prestando la massima attenzione, perché nulla può essere rimosso o inutilmente toccato senza la precedente autorizzazione del rappresentante del governo greco, il dottor Kritsas. Per recuperare anche l'oggetto più piccolo, l'acqua e i sedimenti sono passati a setaccio a bordo della piattaforma. Per ogni 30 cm di strato si devono filtrare più di 28 metri cubi di sabbia e detriti. Con il passare dei giorni, il primo strato viene gradualmente rimosso e Cousteau, irrequieto, si immerge per capire perché lo scavo procede a rilento. In verità, sa bene che la risposta è evidente. Intraprendere un accurato scavo archeologico ad una profondità di circa 10 metri è molto più impegnativo e tedioso che scavare una buca nel terreno in superficie. Nel frattempo, le cineprese stanno creando un diario visivo sempre più ricco. Nonostante l'intrusione aliena, branchi di piccole triglie guizzano avanti e indietro e i loro schemi di movimento vacillano dalla fame alla paura. Più distante, uno spirografo apre le sue corone di tentacoli per catturare del cibo, vibrando come un fiore nella brezza primaverile. Ma ad un tratto spaventato, si trasforma in un bastoncino immobile. Lentamente, una gamma sempre più vasta di oggetti emerge da secoli di oblio. Ognuno di essi è tuttavia lasciato sul posto finché non viene etichettato, localizzato, fotografato e disegnato. Nel frattempo le triglie hanno superato i propri timori e si avvicinano ai piccoli organismi esposti dall'aspiratore di cui fanno banchetto. Dopo aver pulito il primo strato di sedimenti, spesso 30 cm, appare un ricco tesoro. Qui la storia parla nel muto linguaggio dell'argilla, modellata per usi comuni dalle mani dell'uomo, cosciente del fatto che in 500 o 5000 anni altre mani li riceveranno e, toccandoli con stupore, attribuiranno loro un'importanza mai intesa o prevista.
telecamere stereoscopiche, le linee della griglia improvvisamente incorniciano il passato, come i minuti o i secoli con cui dividiamo il tempo. Portato infine alla superficie, ogni pezzo, rotto o intatto, viene misurato, catalogato o fotografato ancora una volta dal dottor Kritsas e dal suo assistente. Che diametro, Susomeni? Decca ex. La maggior parte del vasellame presenta curiosi monogrammi o insegne scalfiti nell'argilla. Kritsas riporta attentamente queste decorazioni per ulteriori analisi utili a lui e ad altri studiosi, mentre il suo assistente prepara un bozzetto. Tuttavia, sia che i simboli identifichino i creatori dei vasi o gli spedizionieri dei beni che contenevano, è difficile per Kritsas decifrarli a prima vista. Scortato da Bernard Delemotte, Cousteau si reca a visitare la squadra rimasta a riva. Bonjour. La squadra è accampata nei pressi degli unici due edifici sulla penisola, la minuscola sacrestia e la chiesa, usate per un giorno o due all'anno quando il prete arriva per celebrare la messa e implorare la protezione del santo patrono dell'isola. Tra le rocce, un orticello grande come un fazzoletto è stato creato dal tecnico del suono. Ma il suo è un atto di fede mal riposta, perché è poco probabile che qualcuno mangerà le carote, la lattuga o i ravanelli. Sebbene Dia sia disabitata, esistono altri residenti che rivendicano diritti più importanti. Allettante paradosso, ogni scoperta sembra dar luogo ad un nuovo mistero. Mostrando i manufatti ritrovati nella baia durante lo scavo sempre più profondo, Kritsas e Delemotte spiegano che tutti sono stati ritrovati sulla superficie di un curioso letto di ghiaia che si estende per tutta l'area e sembra fungere da zona di delimitazione delle diverse aree. Con poche eccezioni, la maggior parte del vasellame trovata sullo strato di ghiaia appartiene al periodo bizantino dell'era cristiana, incluse parecchie brocche che presentano una caratteristica ingegnosa, cioè un colino incorporato nel collo. Tuttavia, i manufatti risalenti a culture precedenti, se ci sono, giacciono ancora sepolti dai sedimenti sul fondale. Mentre lo scavo procede nelle acque della baia, un muro di macerie scartate e pietre cresce ai suoi lati, apparentemente senza nascondere alcun particolare indizio. Tuttavia Cousteau è ancora stupito dal crescente numero di pietre da costruzione che sono state trovate e si chiede continuamente quale grande sconvolgimento naturale possa averle trasportate così lontano da terra. Come nel caso del grande archeologo greco Marinatos, che trovò prove di una potente onda di maremoto che si abbatté sulla costa della Grecia, il terremoto di per sé stesso non sembra più sufficiente per fornire un'adeguata spiegazione. Settimana dopo settimana, l'aspiratore scava fosse sempre più profonde negli strati successivi e la squadra ripete la regolare procedura consistente nel rilevare, etichettare, fotografare e fare bozzetti. Ora, ad ogni strato, vengono anche prelevati campioni del suolo
che vengono mandati a laboratori geologici per le analisi. Più facilmente identificabile, un tesoro sempre più ricco di anfore, tazze e brocche viene mandato in superficie con la cesta di recupero. Sulla piattaforma, i vasi e i cocci vengono accuratamente separati e in seguito puliti dalle incrostazioni di spugne e altri organismi marini. La qualità della pasta non è eccellente, allora il faut mettere dans l'eau douce tout de suite. Si tratta della transizione tra due epoche. Quella bizantina ci ha fornito la maggior parte di queste cose. Esaminando i manufatti ritrovati da poco con delle motte, Kritsas spiega che ad ogni strato scandagliato lo scavo sonda sempre più profondamente nel passato. Sebbene all'inizio tutto il vasellame rinvenuto fosse bizantino, ora la maggior parte del materiale è egiziana o romana, ed addirittura ci sono uno o due pezzi risalenti al periodo della Grecia classica, cioè al V secolo prima di Cristo. È quindi chiaro che il vasellame rappresenti un periodo transizionale di una cultura precedente. Ma dei manufatti minoici non c'è ancora segno. I falchi governano i cieli di Dia. O almeno questa è la loro illusione, perché in verità sono una specie in via di estinzione. Come le capre selvatiche e le cricri, essi esistono qui solo per il piacere dell'uomo. L'uomo, la creatura più contraddittoria in assoluto, l'unico a creare santuari per le sue vittime. Ma non esiste alcun santuario contro le sue stesse follie. Tuttavia, guardando il paesaggio brullo, un tempo ricco di vegetazione e foreste, non riesco a credere che l'uomo da solo abbia creato questa desolazione. Ricordo la leggenda dell'improvvisa distruzione di Atlantide, la convinzione di alcuni studiosi che la civiltà minoica, di cui Creta era il fulcro, possa essere stata il modello, 900 anni prima di Platone, per l'Atlantide che egli descrisse. Per ora, tuttavia, lo scavo non ha rivelato nulla per provare che il porto di Dia esisteva ai tempi della Creta minoica, al di là della baia. Sul fondale della baia di St. George, lo scavo sta giungendo al termine. Dopo parecchie settimane di sforzi, dopo aver scavato 3 metri di successivi strati di antichità, i sommozzatori hanno raggiunto un duro strato di roccia solida. E proprio qui, alla maggiore profondità, viene rinvenuta la prima prova delle più antiche origini di Dio, una tazza che appartiene senza ombra di dubbio all'epoca minoica. È l'oggetto singolo più importante scoperto durante lo scavo. Più tardi, dopo che il tubo aspiratore è stato riportato in superficie e dopo che il dottor Kritsas ha autenticato il periodo, vengono trovati altri manufatti minoici. Non molti però, poiché a quei tempi gli uomini erano meno dissipatori nello scartare oggetti rispetto alle civiltà più recenti che inventarono un'obsolescenza pianificata. Quei pezzi hanno un significato fondamentale. In un tempo in cui il dominio del mondo antico era in mano ai maestri del mare, la Creta minoica controllava il Mediterraneo dalla Sicilia al Medio Oriente. Una tazza assolutamente semplice e disadorna conferma che sin dalla lontana epoca minoica la chiave per Creta si trovava nel porto di Dia.
terra, Cousteau e Crizas trovano cocci di vasellame risalenti a diversi periodi e persino le pietre di ossidiana così apprezzate dagli antichi per costruire armi e attrezzi. Ma se Dia era il porto e l'avamposto militare dei re minoici di Cnosso a Creta, allora i blocchi da costruzione sul fondo della baia di St. George indicano un disastro naturale che lasciò Creta senza difese, causandone l'improvviso declino. La Creta minoica era forse la stessa Atlantide? Forse, ma c'è una pecca. A differenza di Atlantide, Creta non svanì negli abissi del mare. Siamo sulla cima di quest'isola deserta. È incredibile. Abbiamo trovato così tante testimonianze qui intorno. Chi potrebbe aver costruito queste strutture? Ci sono mucchi di pietre che probabilmente erano molto più alti nel passato. E quello che più mi colpisce è quella grande pietra piatta laggiù. Sì, non penso sia naturale. Anzi, è probabilmente naturale, ma è stata spianata. Non posso fare a meno, guardando questo deserto, di rimanere perplesso, totalmente confuso. È così vicino da Creta per ospitare i resti di una civiltà, ma nessuna abitazione. Pensi sia sempre stato così? Mi piacerebbe averlo visto ai tempi antichi. Anche in modellino, il palazzo di Cnosso è un'apparizione grandiosa. Qui, per 1500 anni, i re minoici governarono una cultura leggendaria e altamente sofisticata, ben prima che la Grecia nascesse. Qui, in questi portici e terrazze, questi cortili e scalinate con balaustre, viveva la profumata aristocrazia di una ricca e ingegnosa civiltà che sarebbe rimasta dimenticata per 2000 anni. Qui nacquero le leggende degli adoratori del toro, del minotauro ucciso da Teseo, il quale fuggì dal palazzo labirinto guidato dal filo di Arianna. Forse anche la leggenda di Atlantide narrata da Platone nacque proprio qui, poiché la rassomiglianza concreta è enorme. Anche noi forse siamo stati visitatori di questo luogo, perché fin troppo spesso nel mito lo straniero che incontriamo in una via antica è solo una copia travestita di noi stessi. Oggi Cnosso è una rovina silenziosa, che rimase sepolta e sconosciuta finché un archeologo inglese, Evans, iniziò a far luce sul sito alla svolta del secolo. Ma cosa può aver portato alla sua improvvisa distruzione? Tutte le civiltà, come l'uomo, infine vacillano e muoiono a causa della debolezza della vecchiaia, talvolta della propria cieca arroganza, oppure, come nella leggenda di Atlantide, a causa di una calamità naturale. Oggi esistono chiare prove, ceneri vulcaniche sul fondo del mare, strutture lungo la costa spazzate via, persino leggende bibliche di disastri e calamità, che il Mediterraneo orientale fu colpito da un cataclisma senza precedenti nel XV secolo avanti Cristo. Per avere più risposte, la Calipso continuerà a viaggiare attraverso l'Egeo e sull'isola un tempo sgretolata da ciò che è stata definita come la più grande esplosione mai sentita sulla Terra.